E quando agisce lo Spirito nella nostra vita, non possiamo che cambiare in bene, in meglio. Lasciate che lo Spirito Santo operi in voi perché possa strappare dal nostro petto quel cuore di pietra, quel cuore indurito, e trasformarlo in un cuore di carne, in un cuore cioè capace di amare, di battere per amore. A questa esperienza siamo chiamati, carissimi fratelli e sorelle, a vincere le tentazioni, a rinunciare al peccato, per sperimentare la gioia di una situazione nuova, di un regno nuovo, di una condizione nuova, di un rapporto nuovo con il Signore, a sperimentare cioè l'amore vero e la felicità che non conosce tramonto. Chiediamo allora al Signore la vera conversione. Diciamolo spesso in questo tempo che ci separa dalla Pasqua. Signore, aiutami sempre di più a convertirmi a Te. Fa che io possa ritornare al Tuo amore, nel senso più bello e più pieno del termine. Fa che io ritorni veramente a Te. Chiediamo questo dono perché il nostro cuore, appunto, si apra alla novità di vita che Egli ha inaugurato con l'avvento del Suo regno. Così speriamo e così sia.